quando ci siamo trovati per strada ancora vivi, siamo stati assaliti proprio da una gioia incontenibile di essere sopravvissuti a una cosa così eclatante. Quindi trovarsi per strada anche con le altre persone, ci si abbracciava, era evidente questa gioia incontenibile. Quindi da un lato la gioia di essere sopravvissuti, dall'altro il dolore per la sorte dei parenti, c'era questo contrasto di sentimenti che non si capiva proprio cos'era. Bentornati alla serie dedicata alla memoria del disastro del Vajont. Nel primo episodio, disponibile al link in descrizione, trovate maggiori informazioni sulle dinamiche del disastro. Ora, come di consueto, è il momento di dare la parola alla voce del Vajont. Superstite del disastro, nasce e cresce a Casso, ma, come tutti i suoi compaesani, è costretto ad evacuare il paese in seguito a quella terribile notte. Ciononostante, da diverso tempo è tornato a vivere e risiede stabilmente a Casso. Signore e signori, abbiamo l'onore di avere con noi oggi Marcello Mazzucco. Buongiorno Marcello, come stai? Buongiorno, sto bene. Il tempo qui è bellissimo. Giornata perfetta. Certo, Grazie per essere con noi oggi. Dico bene, ti trovi a Casso in questo momento? sono qui a casa mia, tranquillamente seduto. Benissimo. Marcello, tu avevi 8 anni circa quando sono iniziati i lavori per la costruzione della diga del Vajont. E a me piacerebbe partire proprio da qui. Cosa ti ricordi di Casso e della Valle del Vajont prima della costruzione della diga? Allora, il paese di Casso fa parte del comune di Erto e Casso, ci troviamo a 1000 metri di quota circa, siamo in territorio friulano, anche se per pochi metri, perché anche lo sbarramento del Vajont si trova a 200-300 metri dal confine col Veneto. La valle qui era ovviamente abitata dagli abitanti di Casso e di Erto, e principalmente si viveva di agricoltura di montagna. E il paese qui è costituito da un nucleo qui che, se tu ci sei stato, forse conoscerai, un nucleo di case molto compatto, dove vivevamo circa 500 abitanti e circa 500 animali fra mucche, capre, pecore. Come dicevo, si viveva soprattutto di agricoltura di montagna e questa agricoltura era portata avanti al 90% da anziani, donne e bambini, perché gli uomini in età da lavoro erano tutti emigranti, sia in Italia, soprattutto in Italia e specialmente sulle Alpi lombarde, piemontesi, venete, per costruire dighe. E quindi anche nel periodo dell'inizio lavori della diga era così. Ovviamente, quando sono iniziati i lavori per la costruzione della diga, nel 1956, molti dei nostri operai sono rientrati per partecipare alla costruzione della diga. E i primi lavori che sono iniziati sono stati quelli della costruzione della strada, perché la strada statale esistente, costruita nel 1913, sarebbe poi finita nella pancia del lago. Quindi il primo lavoro da fare era di costruire una nuova strada che permettesse il transito lungo la Valcellina e la Val Vajont. E questi lavori sono iniziati proprio qui sotto al paese di Casso. Mi ricordo perfettamente che noi ragazzini si andava appena si poteva sul costone qui sotto il paese, sotto l'abitato, e guardavamo giù verso la valle dove stavano iniziando questi lavori e abbiamo visto arrivare questi camion, ruspe, escavatori, macchinari che non avevamo mai visto qui, quindi ci attraevano molto.
e non perdevamo occasione per recarsi lì nei luoghi dove era possibile vedere questi lavori. Quindi iniziano i lavori, come dicevo, della costruzione della strada. Successivamente, anzi, vorrei dire un attimino prima, ampliare un po' il discorso dei lavori e di come si viveva qui. Avevo detto che il paese di Casso è un agglomerato molto compatto qui, mentre il versante opposto della Valle del Vajont era il Toc, è ancora il Toc, chiamato così. In certe rappresentazioni qualcuno ha detto anche che Toc vuol dire marcio dalla lingua dal friulano. In realtà non è così, perché per noi Toc è proprio riferito specialmente a un appezzamento di terreno. Quindi Toc vuol dire proprio appezzamento di terreno, mentre il torrente Vajont, qualcuno ha detto che vuol dire va giù, intendeva come fosse una premonizione per dire che il Toc era predestinato a franare. In realtà neanche quello non è così, perché Vajont per noi si interpretava sempre nel senso di dire che il torrente scorre giù, si trova giù, non che precipita o che qualcosa che cade. Ecco, questo tanto per precisare alcune parole. Ecco, quindi dicevo che sul versante del Toc ogni famiglia di Casso possedeva un'altra abitazione con stalla attigua, e i terreni erano coltivati soprattutto a prato. C'era anche qualche campo, perché qui in paese a Casso si produceva moltissime patate e fagioli principalmente, e qualcosina anche sul Toc, ma molto meno. E quindi tutti i prati erano adibiti alla raccolta del foraggio, che poi doveva servire per mantenere il bestiame, soprattutto durante i mesi autunnali, invernali e primaverili, perché durante l'estate vera e propria, esattamente dal 7 giugno al 7 di settembre, il bestiame non si trovava qui in zona. Lo portavamo sugli alpeggi, sulle malghe, anche lontano, a 20-30 km distante da qui. E in quei 3 mesi c'era il tempo quindi necessario per raccogliere tutto il fieno. Sul versante di Casso veniva raccolto qui e immagazzinato nei fienili che avevamo qui, che oltretutto i fienili qui sono adiacenti alle abitazioni. E si finì di praticare in dove la temperatura era più vivibile. Quindi, tornando al Toc, devo dire che anche lì era ricco di prati, anzi forse più che del versante di Casso. E quindi durante l'estate, una volta raccolto tutto il foraggio qui sul versante di Casso, ci si spostava sul versante Toc, si raccoglieva anche lì tutto il foraggio, si immagazzinava nei fienili, e quando poi il 7 di settembre tornavano dalle malghe, dagli alpeggi, gli animali, ci si recava, si ospitavano subito sul versante Toc, nelle stalle che avevamo lì sul Toc. Perché questo? Perché nel mese di settembre-ottobre la stagione era ancora buona, quindi si cominciava a consumare il foraggio che era stato immagazzinato sul Toc, e poi quando la stagione diventava più cattiva, parliamo di primi di novembre, quando iniziavano le prime nevi, si traslocava tutti bestiame e persone, si veniva tutti qui in paese, perché sul Toc non c'era né luce elettrica, non c'era acqua corrente, non c'erano strade, era solo sentieri, e quindi si viveva in maniera abbastanza disagiata sul Toc. Quindi, ripeto, durante l'inverno ci si trasferiva tutti a Casso, e poi c'era anche il problema delle scuole elementari, che se no i bambini dovevano partire dal Toc e venire qua a piedi per frequentare le scuole, e venire dal Toc c'era
almeno un'ora di strada, perché bisognava scendere giù fino al famoso, sulla strada statale della Valcellina, dove c'era il famoso ponte del Colombert, attraversare la valle, risalire sui sentieri e venire qui in paese. Ti Quindi, posso durante chiedere, l'inverno. anche la tua famiglia quindi aveva una casa lì sul Toc? Sì, in realtà la famiglia di mia madre sì, invece la famiglia di mio padre no. Avevamo dei terreni, dei prati, ma la casa e la seconda casa, chiamiamola così, con stalla, era posizionata invece sul versante di Casso, sempre in prossimità però del lago, sulla parte bassa, proprio vicino al lago. E quindi noi restavamo lì in quei mesi di settembre-ottobre, e poi quando si ritornava aprile-maggio per finire di consumare il foraggio che si era immagazzinato. Mentre la famiglia di mia madre si avevano anche loro casa e stalla lì sul versante del Monte Toc. Ecco, questo era tanto per far capire un attimino come si viveva in quegli anni. E La produzione per agricola, se vuoi che ampli un po' il discorso, la produzione agricola consisteva nel formaggio, tutta la lavorazione del latte in pratica, formaggio, burro, ricotta, che in parte veniva consumata dalla famiglia, e quello che non veniva consumato si commercializzava principalmente col paese di Longarone, perché tutti i rapporti noi qui che avevamo, sia culturali che commerciali, al 99% erano con la valle del Piave, quindi Longarone e Attigui. Quindi dicevi prima che per passare dal Toc a Casso bisognava passare dal ponte del Colombert. Per contestualizzare, diciamo, anche per i nostri ascoltatori, il ponte del Colombert è il luogo in cui poi è stata effettivamente costruita la diga. Adesso al posto di quel ponte sorge la diga in quella zona. Diciamo che è qualche metro più a valle lo La diga, sbarramento. sì. Quindi dicevi che comunque come stavi raccontando prima, come curiosi ragazzini, tutti questi macchinari nuovi, catturavano molto la vostra attenzione. Che cosa è cambiato poi, dall'inizio dei lavori in poi, da quando sono arrivati questi macchinari fino all'inizio effettivamente della costruzione della diga stessa? Ecco, subito dopo la costruzione della strada sono iniziati i lavori di scavo sulle fiancate della valle per costruire lo svaso, i due canali verticali, dove poi sono state incastonate le spalle della diga. E quello è stato un altro lavoro molto attraente, perché vedevamo questi minatori appesi alle corde anche di 100 metri, perché le corde venivano legate sulla parte superiore del costone. E questi minatori attaccati alle corde con le perforatrici ad aria compressa in mano, appesi a queste corde giù sul costone, che foravano il costone stesso, la roccia della montagna, esplose poi delle mine, come si sa, si facevano questi fori, venivano caricati di dinamite, e poi seguivano queste esplosioni che erano anche per un certo periodo state molto problematiche per il paese di Casso, perché creavano degli scossoni, dei piccoli terremoti, che a un certo punto alcune case avevano presentato delle fessure anche. La gente era un po' preoccupata perché non si sapeva come finiva, quindi ha chiesto di alleggerire un po' le cariche di dinamite e di farle un po' meno potenti. E contemporaneamente mi ricordo che avevano messo anche dei vetrini su queste fessure, bloccato dei vetrini per vedere che non si allargassero. Per fortuna, nel giro di qualche mese poi questi lavori sono terminati, perché non sono durati tantissimo. E quindi sono cessate queste preoccupazioni, sono cessate queste esplosioni, questi tremori di terremoto. E quindi la comunità si è tornata a tranquillizzare.
i lavori sono continuati, come dicevo, quindi finiti questi scavi, sono iniziati subito poi i lavori di getto del calcestruzzo per costruire il muro. Ovviamente prima di questo sono stati costruiti anche gli impianti lì sul versante a fianco del muro della diga, sono stati costruiti questi impianti addetti al getto proprio del calcestruzzo, una teleferica che portava la ghiaia dal greto del Piave, veniva su dal greto del Piave, portava sulla ghiaia i camion che portavano sul cemento, l'impianto di betonaggio posizionato proprio lì sul costone, dove esiste ancora il piazzale che ospitava tutti questi impianti specifici per la costruzione. E quindi la costruzione dell'impianto proprio per trasbordare i bidoni di calcestruzzo sul muro dove era necessario eseguire il getto, e questa macchina che si chiamava Blonding era costituita da una specie di vagone ferroviario montato sulle delle rotaie che potevano andare avanti e indietro, e delle corde fissate a questo vagone e fissate sull'altro versante sul versante TOC, e questo vagone andando avanti e indietro su delle rotaie poteva posizionare i bidoni del calcestruzzo nella posizione dove serviva, perché essendo semicurvo il muro, se tu avessi teso una corda dritta non potevi arrivare su tutti i punti, arrivare su un punto solo. Invece questo vagone, potendo spostarsi avanti e indietro, riusciva a posizionare il bidone del calcestruzzo dove serviva, ad eccezione del punto versante TOC dove era ancorato, perché dove era ancorato tanto movimento non ne poteva fare, quasi anzi niente, perché era bloccato in un punto fisso. Quindi su quel versante era stato montato una grande gru che si chiama Derrick, che adibita esclusivamente per il getto vicino alla prossimità sul bordo del muro, sul lato TOC. Quindi c'erano questi macchinari in funzione, e anche quelli noi li abbiamo seguiti giorno per giorno, direi quasi, perché eravamo sempre ad assistere a questi lavori. E quindi diciamo cosa va bene, voi avevate il punto di vista dei ragazzi incuriositi, ma anche in paese che cosa si pensava della diga, cosa dicevate tra di voi? Della diga noi eravamo entusiasti, tutto il paese, secondo me, per quello che ho sentito io, era entusiasta, anche se leggendo i libri si dice che c'era una forte opposizione alla costruzione della diga, però per quello che ho potuto sentire io vivendo lì, non mai nessuno ho sentito che si fosse lamentato o fosse stato preoccupato per la costruzione della diga. Perché? Perché la diga per noi di Casso portava solo dei vantaggi, nel senso che per raggiungere il versante TOC non serviva più scendere sul ponte del Colombert, bastava scendere sul muro, sul coronamento, dove alla fine poi era stato costruito il famoso passaggio. E quello era un primo vantaggio. Secondo, hanno costruito anche la strada di circonvallazione del TOC, quindi il TOC si poteva addirittura raggiungere con le auto, con il camion, quindi era un'altra comunità indescrivibile, e sicuramente avrebbero portato anche l'energia elettrica, che avrebbe sicuramente agevolato ancora di più la vita sul Monte Toc. E devo aggiungere anche che appena prima della costruzione della diga era stato costruito una passerella proprio un po' più avanti, un po' più a valle di dove poi è venuto costruito lo sbarramento. Una passerella larga circa 80 centimetri su delle corde ancorate da un lato all'altro della valle. Questa passerella di circa 80 centimetri la usavamo anche noi, anche all'inizio, per raggiungere il TOC. Anche quando andavamo lì con le capre, con le pecore, e si transitava proprio su questa passerella con le capre, con le pecore, e mi ricordo che i ragazzini più grandi, quando si arrivava in mezzo, spesso saltavano un po' sulla passerella, la facevano ondeggiare in maniera paurosa, e sotto c'erano 250 metri di salto per arrivare giù
al greto del torrente Vajont. E ricordo anche quindi questi particolari, però era comoda e si passava di là per raggiungere il tocco. Facciamo un piccolo excursus temporale, diciamo, ricapitoliamo alcuni degli eventi e andiamo avanti. Quindi ricordavi tu i lavori per la strada e per gli scavi della diga sono iniziati nel 1956. La diga, la costruzione della diga, diciamo, nel senso di sbarramento, inizia nel 1957, nell'estate del 57. La diga viene terminata nel settembre del 1960, quindi in meno di, quasi meno di 3 anni, considerando le rigide condizioni invernali. Quindi nei mesi invernali immagino che i lavori venissero interrotti per qualche tempo a causa delle rigide condizioni. E a novembre 1960 una frana di dimensioni, diciamo, ridotte di circa 700.000 metri cubi si riversa all'interno del bacino del Vajont e quasi contestualmente appare un'apertura a forma di M sul Monte Toc, quella che poi viene definita la M di Müller da qualcuno. Inoltre, a marzo dell'anno precedente, quindi nel 1959, si era verificata un'altra frana in un altro bacino della Sade, quello di Ponte Sei, che era costata la vita all'operaio di Arcangelo Tiziani. Diciamo, tu prima mi hai raccontato che a Casso c'era una grande volontà, diciamo, di avere questa diga perché c'erano dei vantaggi, ma è cambiato qualcosa da quando sono successi questi eventi, oppure non c'era molta preoccupazione? No, qui non c'era molta preoccupazione, perché la frana che dicevi tu prima, sì, era molto superficiale e sapendo che la zona lì era abbastanza, non era composta da roccia compatta, quindi era prevedibile qualche piccolo snodamento. E anche quando è successo l'incidente di Campesei, non è che noi eravamo così, un po' anche perché non eravamo sensibilizzati a questi pericoli, perché noi avevamo piena fiducia, la popolazione aveva piena fiducia nei dirigenti, nei tecnici di chi aveva progettato e che intendeva costruire la diga, perché mai più si sarebbe pensato che un'azienda viene qui per costruire una diga che sa che cade il monte. Quindi anche noi abbiamo dato piena fiducia a queste persone. E quindi non c'è mai stata, per quel che ho potuto recepire io, non c'è mai stata preoccupazione. E io adesso continuo col mio discorso dei tempi. E quindi quando la diga è stata ultimata, a parte che, come dicevo prima, abbiamo sempre seguito i lavori anche di costruzione della diga, quando ho cominciato a fare i getti di calcestruzzo, questi getti che venivano su. Perché il muro non è che cresceva in maniera lineare, venivano fatti dei blocchi, dei grossi parallelepipedi, poi saltava uno, veniva costruito un altro più a fianco, e poi saltava uno e un altro. A un certo punto dava proprio quasi l'impressione di guardare una bocca con dei denti mancanti, ecco. Quindi abbiamo seguito tutta la costruzione del muro e quando è finita poi la diga nel settembre 1960, abbiamo cominciato anche a transitare sul coronamento della diga. Io in particolare il 9 ottobre 1960, avevo 12 anni, ho cominciato a frequentare la scuola Longarone, un anno in ritardo. Perché? Perché qui si era instaurata l'usanza che dopo la quinta elementare le maestre, bontà loro, avevano istituito la sesta, la settima, l'ottava elementare. Perché? Perché un bambino di 11 anni, finita l'elementare, la quinta elementare, dove va? Non può andare a lavorare, non può andare a scuola, altre scuole qui non ce n'erano. La scuola più vicina era Longarone. Longarone bisognava raggiungerlo a piedi, erano 11 km di strada e 500 metri di dislivello. Quindi anch'io ho fatto la sesta elementare. E a 12 anni, il 1 ottobre 1960, ho iniziato a frequentare la scuola a Longarone, fra l'altro una scuola di avviamento professionale che esiste tutt'oggi. E
e facevo il muratore. E quindi ho fatto tutto l'inverno, autunno 1960, inverno 60-61, tutto quell'anno lì, frequentando la scuola, recandomi a Longarone a piedi con altri compagni, ovviamente eravamo una dozzina che frequentavamo. Però per rendere l'idea anche della situazione, ci si trovava magari in inverno, ci si alzava con 50-60 centimetri di neve appena caduta e si partiva lo stesso, senza avere gli indumenti tecnici che conosciamo oggi. C'erano gli indumenti che si usavano allora e nonostante questo non si perdeva mai un giorno di scuola, si partiva la mattina col freddo, temperatura meno 10, meno 12 e si raggiungeva Longarone. Si andava a scuola e il pomeriggio si risaliva ancora a Casso. E i tempi ci voleva un'ora e mezza al mattino per scendere e un'ora e tre quarti per salire al pomeriggio, come minimo. E poi quando tornavamo sul pomeriggio c'erano anche altri lavori da fare qui, seguire il bestiame, aiutare i genitori a fare. Quindi abbiamo fatto una vita un po' sicuramente faticosa. Ecco, quindi. Ti posso chiedere, scusami, ti posso chiedere, tu parlavi della nuova strada che viene costruita nel 1956, che immagino, correggimi se sbaglio, sia la stessa che esiste oggi dalla parte di Longarone, quella con tutti i tornanti che poi No, sale, non è la no. stessa. Allora, intanto uscendo dalle gallerie adesso, le gallerie sono le stesse. Ok. Le gallerie sono le stesse e scendendo dalle gallerie fin verso Longarone, per andare verso Longarone, la strada esistente si può notare perché c'è ancora i parapetti vecchi. Uscendo dalle gallerie si va giù, si trova un tornante e fino al tornante successivo la strada era quella costruita nel 56. Al secondo tornante già è cambiata, perché al secondo tornante la strada, prima in origine, continuava ad addentrarsi nella forra del Vajont tramite delle gallerie. C'era un altro ponte che attraversava la valle, che in realtà aveva sostituito il famoso ponte del Colombert, costruito più verso Longarone, attraversava la valle e si tornava sulla strada vecchia, diciamo quella costruita ancora nel 1913, per scendere a Longarone. E quindi, inoltre, anche il pezzo verso sul versante qui sotto Casso, appena si esce dalle gallerie, già dove c'è la chiesetta lì, già la strada è costruita sulla frana. Perché dove comincia a salire la strada, lì siamo già sulla frana, perché prima la strada andava proprio a bordo lago, era pianeggiante a bordo lago. Quindi quel pezzo di strada è già sulla frana. Quindi la strada esistente è quel pezzetto che dicevo prima, le gallerie dal primo tornante fino al secondo tornante e basta. Poi quella sotto è stata ricostruita nuova dopo il disastro. Per chi c'è stato, credo che tu per secondo tornante intendi quando poi si accede alla strada che porta alla ferrata della memoria? Dico bene? Esatto. Ecco lì dove c'è la tabella che dice ferrata della memoria, quel pezzo che va verso la ferrata della memoria era la strada vecchia, invece dove scende è tutta nuova. Tu ricordavi quindi di frequentare la scuola a Longarone. Avviciniamoci, diciamo, più verso la notte del disastro. Le preoccupazioni a Longarone erano le medesime di Casso, quindi tu mi raccontavi che a Casso non hai potuto percepire preoccupazioni riguardanti la diga o la frana. Longarone, con i tuoi compagni di scuola, la situazione era la stessa, era analoga? Sì, a Longarone magari c'era qualcuno che qualche preoccupazione in più ce l'aveva, perché essendo più informati anche, diciamo così, dai media, sicuramente qualche preoccupazione qualcuno in più ce l'aveva, però verrò anche quando verrò a raccontare il giorno stesso del disastro, arriveremo su quell'argomento. Quindi io dico che
stavo raccontando che ho frequentato il primo anno di scuola 60-61 facendo la scuola professionale per muratori. Dopodiché l'anno successivo i miei mi hanno cambiato di scuola e sono andato a fare una scuola che è paragonabile alle scuole medie di adesso. Ancora non c'erano le scuole medie a Roma, c'era una scuola che si chiamava Avviamento Industriale. Quindi sono stato iscritto a quella scuola lì e ho frequentato quindi 61-62. 62-63, la prima e la seconda classe. E 63-64 avevo iniziato il terzo anno, dovevo finire quell'anno, insomma. E i primi giorni di ottobre si faceva un orario ridotto, perché una volta la scuola cominciava il 1 ottobre, quindi le prime 2 settimane c'era ancora l'orario ridotto così di assestamento. Altrimenti io certe sere dormivo anche a Longarone perché quella scuola lì prevedeva anche delle un paio di giorni alla settimana delle lezioni il pomeriggio e quindi rimanevo giù fino alle 5 di sera. Ed inverno ovviamente alle 5 di sera è già buio, non si poteva salire a piedi, è inimmaginabile salire a piedi fino a casa. E quindi un paio di sere dormivo anche a Longarone, però essendo i primi giorni ancora non mi ero installato lì, ecco, diciamo. Quindi anche il 9 ottobre ho raggiunto, fra l'altro, dal 1 ottobre 63 ci avevano permesso di prendere la corriera che faceva servizio tra Clout e Longarone, che ovviamente si poteva prendere anche prima, però era a pagamento. Invece dal 1 ottobre 63 si facevano prendere gratuitamente la corriera. E per dire la verità, qualche volta anche negli anni precedenti, quando il tempo era proprio brutto brutto, si prendeva la corriera, i genitori ci davano i soldi per prendere la corriera. E ricordo addirittura che quando arrivava lì alla diga dove noi salivamo sulla corriera d'inverno, era talmente piena la corriera che non c'era più posto all'interno. Allora i proprietari della linea, se volete salire, dice ci sarebbe posto sul tetto. E qui mi viene un po' anche da ridere, scusa, eh. C'era una scaletta dietro sta corriera e che saliva sul tetto. Il tetto aveva una ringhiera attorno perché, non so se ti ricordi le vecchie corriere, perché quando mettevano i bagagli, perché non scappassero giù, aveva questa ringhierina alta 20-30 centimetri e Certo. noi ci mettevamo lì in pancia per poter fare il percorso fino a Longarone. E mi ricordo che spesso nelle gallerie d'inverno si formavano le stalattiti di ghiaccio e ogni tanto bisognava schivarle passando giù per le gallerie. E poi quando si arrivava, prima di arrivare a Longarone, prima del ponte sul Piave, la corriera lì faceva anche una tappa, una fermata, e ci facevano scendere perché ovviamente si vergognavano a farci vedere che arrivavamo a Longarone sul tetto della corriera. Ecco, questi erano dei particolari che ricordo ancora oggi. Quindi tu l'hai fatto un viaggio sul tetto della corriera? Sì, almeno uno l'ho fatto. Ecco. E quindi andiamo avanti col racconto. Arriviamo il 9 ottobre, inizia la scuola. E quella mattina, come tutte le mattine, vado giù alla diga a prendere la corriera, arriviamo a scuola a Longarone, facciamo la lezione e a mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo, finisce la lezione, io mi avvio sulla strada attraverso il centro di Longarone per andare alla stazione per prendere la corriera. Sul percorso vicino alla chiesa c'era la piazza Jacopo Tasso, dove c'era la caserma dei carabinieri. E quando arrivo lì vedo che fuori dalla caserma sulla porta ci sono due carabinieri con un capannello di persone di longaronesi. Erano proprio lì che stavano chiedendo informazioni sulla diga, se c'era da preoccuparsi, se c'erano segnalazioni di pericolo o quant'altro. E i carabinieri li hanno tranquillizzati, hanno detto: no, no, state tranquilli, non c'è nessun allarme, siamo qui anche noi, vuol dire che tutto va bene, potete tornare tranquillamente alle vostre case. Ecco, queste sono le ultime parole che ho sentito a Longarone prima del disastro.
E quindi io sono andato alla stazione, ho preso la corriera e sono salito alla diga, sono salito qui al paese a piedi dalla diga, però era già un miracolo, insomma, fare solo quella mezz'oretta lì dalla diga al paese. Abbiamo passato il pomeriggio raccogliendo le patate, perché qui si coltivavano moltissime patate, anzi erano molto pregiate, di ottima qualità. E abbiamo passato il pomeriggio così. E arriviamo verso sera. Dovrei aggiungere, tornando un attimo indietro, a raccontare la situazione anche del bacino in quel periodo, diciamo da estate 63 e inizio autunno 63. I segni della frana sono cominciati a diventare più evidenti. Si sono formate quelle crepe che poi sono diventate il punto di distacco della frana e qualche franetta in più che si sentiva rotolare giù nel lago. E però noi come abbiamo preso questi accadimenti? Senza una gran preoccupazione, perché come si sa, i responsabili parlavano di un'onda che massimo poteva essere di 25-30 metri. Poi il fatto di vedere il cantiere completamente operativo, con tutti gli operai, tecnici e quant'altro che abitavano lì tranquillamente, noi che eravamo 400 metri distanti dall'acqua, eravamo più che tranquilli. Quindi, nonostante questi accadimenti, non ci si preoccupava, sinceramente. E anche noi pensavamo. Sapevamo che stava per succedere qualcosa, ma la nostra immaginazione pensavamo che il crollo poteva essere un crollo lento, che continuasse così, magari quei 50 centimetri al giorno, qualcosa del genere, oppure delle fette marginali che cadevano giù piano piano. Una cosa così, ovviamente, nessuno poteva immaginarla, di chi non era dentro nel problema. Quindi, arriviamo al pomeriggio del 9 ottobre, facciamo questi lavori che c'è da fare in campagna. Quella settimana, pochi giorni prima, il comune aveva fatto un'ordinanza di sgombero del TOC proprio per effetto di questi fatti più preoccupanti che erano successi, questi movimenti. E quindi, siccome tutto il paese. Quasi tutto il paese si trovava lì con tutto il bestiame, ci siamo trasferiti tutti qui a Casso. E quel giorno lì, e anche qualche giorno prima, l'Enel aveva messo a disposizione dei paesani qui un camion che faceva la spola con il TOC, perché se qualcuno aveva qualche attrezzatura, qualche roba più importante da recuperare, poteva approfittare di questo camion. E anche quel giorno sto camion aveva viaggiato fino alle 9 di sera, aveva fatto l'ultimo viaggio. E raccontavano che nel punto di rottura della frana, quando lasciavano la parte solida per entrare sulla parte franosa, la strada, ogni volta che transitavano lì a distanza di 2 ore, la trovavano abbassata di qualche centimetro. Dovevano scendere dal camion con la pala, spianare, andare, e quando facevano il viaggio successivo, stessa cosa. Ecco, quindi veniamo la sera, dopo cena, io usavo passare qualche ora lì al bar del paese, adesso c'è mia sorella che lo gestisce, ma allora era una mia zia che lo gestiva, e si andava lì qualche oretta a chiacchierare con gli amici, e lì c'era un po' mezzo paese, insomma, grandi e piccini. E si chiacchierava qualche partita a carte, i più grandi, e così. In particolare, quella sera ricordo che c'era un giovanotto che si chiamava Bernardino De Lorenzi e stava chiacchierando con i suoi coetanei e raccontava che il prete del paese l'aveva chiamato in canonica, gli aveva detto se andava su in canonica dopo cena per farmi una chiacchierata e passare qualche ora. E però dice: io stasera non ci vado perché lavoro di turno, domani mattina devo iniziare il lavoro alle 5, e lui aveva il posto letto giù a
alla diga, nel cantiere, perché c'erano i posti letto, c'era le mense, c'erano gli uffici, era tutto, come dicevo prima, era tutto operativo il cantiere. E quindi dice: no, preferisco non andare direttamente in cantiere, vado giù, dormo lì, così domani mattina sono più riposato, perché se vado sulla prete mi tiene lì fino a mezzanotte e l'una a chiacchierare, dice, e domani mattina sono stanco. Ed è partito, io sono partito verso le 10:15 per andare a dormire, e mi hanno detto poi dopo che lui è partito verso le 10 per scendere il cantiere, quindi giusto il tempo di arrivare giù che è successo il disastro ed è morto lì, ovviamente. Ecco, quindi io vado a dormire verso le 10 meno un quarto, giusto il tempo di addormentarsi, e inizia la frana. Inizia con un rumore di frana che era simile alle altre frane che succedevano saltuariamente. Quindi questo rumore di sassi che si sentiva normalmente durava qualche minuto, poi il rumore si affievoliva e finiva lì. In quell'occasione il rumore, a parte i primi attimi, che sembrava quello delle altre volte, dopo i primi attimi ha cominciato ad aumentare di intensità e in pochissimi secondi ha raggiunto un'intensità così, così enorme, così indescrivibile, che non sono mai riuscito a paragonarla a qualcosa. Ogni tanto dico: ma forse fai conto mille treni che ti passano vicino all'orecchio, ma anche quello secondo me è riduttivo. Qualcosa di peggio ancora. E al rumore si è aggiunto anche il tremore del terremoto. Quindi mi sono svegliato, l'impressione è stata quella proprio che le montagne intorno si stessero rovesciando su se stesse, si stessero sgretolando addosso. E ovviamente non si vedeva via di fuga. L'unico gesto di difesa che mi è venuto è stato quello di rannicchiarmi nel letto, dico: magari crolla la casa, qualche palo si mette di traverso, magari in qualche anfratto mi salvo. Giusto il tempo di pensare queste cose, arriva mia madre, mi scuote, dice: scappiamo, il toc. Allora, ovviamente, quando una mamma chiama non si dice di no. Mi alzo e prendo mia sorella in braccio, che era lì vicino, che aveva 9 anni, e mia mamma prende in braccio l'altra sorella, che aveva solo 6 mesi. Luce non ce n'era più, l'energia elettrica era sparita. Usciamo dalla camera, ci trovavamo al secondo piano, perché le case qui sono fatte tutte alte e strette. E al piano terra c'è sempre la cucina e sopra ci sono le camere. Eravamo al secondo piano. Usciamo dalla porta e, come sono all'esterno della porta, sulle scale, sento l'acqua addosso. Penso un attimo cosa poteva essere quell'acqua, perché non mai più immaginavo che potesse arrivare qui l'acqua. E ho ragionato un attimino così, dico: ma probabilmente lo spostamento d'aria ha portato via il tetto della casa, è in corso un gran temporale e l'acqua potrebbe essere quella. Intanto scendiamo in cucina, accendiamo una candela, vediamo che per terra c'è una spanna d'acqua, più fango che acqua, finestre sfondate, e lì solo allora abbiamo capito che l'acqua era veramente quella del lago. Usciamo di casa, sulla strada acqua non ce n'era più, perché con la pendenza che c'è qui ovviamente era già defluita in poco tempo. Allora ci spostiamo, andiamo a casa di alcuni parenti che erano lì vicino, perché noi avevamo la casa proprio in prima fila, tra noi e il lago non c'era nessun altro ostacolo. Andiamo da parenti che avevano la casa un po' più, leggermente un po' più riparata, in seconda fila, e che ovviamente anche loro erano svegli, e ci fece andare dei vestiti asciutti, dei vestiti loro, giusto per coprirci. E poi io e la mia famiglia siamo andati lì al bar che c'è lì ancora adesso sulla piazza del paese per passare la notte. E lì si è un po' raggruppato
quasi tutto il paese, perché la gente era tutto un subbuglio, tutti che cercavano di capire cosa era successo. Poi c'era il problema che molti avevano i parenti che abitavano giù vicino al lago, e quindi sono partiti per andare a vedere. Fatti 200 metri dovevano tornare indietro perché la strada non esisteva più, era solo detriti e fango, quindi tornavano indietro disperati perché il destino dei parenti non era sicuramente roseo. Anch'io avevo dei parenti lì, un fratello di mio padre con la moglie, dei ragazzi, uno di 17 anni, uno di 11. Quindi dicevo, la gente tornava indietro disperata. Però lo stato d'animo era strano quella notte. Perché quando ci siamo trovati per strada ancora vivi, siamo stati assaliti proprio da una gioia incontenibile di essere sopravvissuti a una cosa così eclatante. Quindi trovarsi per strada anche con le altre persone, ci si abbracciava, era evidente questa gioia incontenibile. Quindi da un lato la gioia di essere sopravvissuti, dall'altro il dolore per la sorte dei parenti, c'era questo contrasto di sentimenti che non si capiva proprio cos'era. Ecco, quindi passiamo la notte così e arriviamo alle prime luci dell'alba e arrivano tramite un sentiero che scende giù dalla parte del Piave degli abitanti di quel paesino che è sotto prima il Longarone di Colissago. Sono venuti su a piedi attraverso il sentiero e ci hanno detto che anche giù la situazione era tragica. Loro ancora, neanche loro sapevano di Longarone perché non hanno potuto attraversare il Piave, però già nel loro paese c'erano stati danni e morti anche, e quindi la situazione era tragica anche giù da quel che si è capito. Quindi viene luce, alle prime luci proviamo a guardare verso la valle del Vajont e non si vede niente perché tutta la valle è coperta da una nebbia fitta. Passa ancora qualche ora e io con alcuni amici, quando c'è stato proprio luce piena, siamo andati sul costone che guarda la valle del Piave e dove si vede di fronte proprio Longarone lì sotto. Arriviamo lì, guardiamo giù e vediamo quello che era rimasto lì sotto Longarone. C'era questa pozzanghera enorme, questa specie di lago fangoso e intorno solo macerie, fango, detriti. E lì sicuramente c'erano già i soccorritori, ma io sinceramente non li ho visti, perché come ho visto quella scena, mi è venuto in mente che poche ore prima ero là anch'io con tutti i miei compagni di scuola, gli insegnanti, la gente di Longarone che conoscevo, che era tantissima, e vedere quello che c'era lì proprio è stato uno stress, un trauma psicologico proprio terribile, terribile. C'era veramente da impazzire. Non sono riuscito a sostenere lo sguardo più di qualche secondo, mi sono girato e sono scappato proprio. Torniamo in paese e verso metà mattinata, anche un po' più avanti, arrivano i carabinieri dicendo che bisogna abbandonare il paese. Qualcuno vorrebbe anche fermarsi perché dice, ma dove andiamo? Ormai qui quello che doveva succedere è successo, pericoli non ce n'è più, non ne vediamo più. No, i carabinieri un po' anche con prepotenza, con fare un po' non urbano, ci hanno intimato di andare via proprio. Quindi abbiamo preso un po' di stracci in una borsa, qualche borsa, ci siamo portati su un prato più vicino al paese, dove sono arrivati subito dopo gli elicotteri della NATO che stanziano ad Aviano, la base militare di Aviano. C'erano due elicotteri, uno andava verso la Valle del Piave e uno andava verso la Valcellina, verso i paesi di Cimolais e Clout. E si saliva lì e non si sapeva dove andava l'elicottero. Noi siamo saliti e ci ha portati verso la Valcellina,
Subito dopo Erto ci ha scaricati, siamo saliti su dei camion militari e ci ha portati nel paese di Chimolais, dove c'era una colonia estiva, sì, deserta in quel periodo. Siamo stati lì un paio di sere. Dopodiché siamo andati a Clout, siamo stati ancora 10-15 giorni in un albergo e poi ci siamo trovati una casa in affitto e la mia famiglia ha passato l'inverno lì. Anche se subito dopo, qualche giorno dopo, siamo tornati in paese per cercare di riparare un po' la casa. Tra l'altro, torno un passo indietro, la mattina dopo, prima di andare a vedere Longarone, ero andato in camera mia per cercare la mia roba, perché dico, sì, c'è stata un po' d'acqua, ma sicuramente non si è bagnato tutto, gli armadi sono chiusi, dico, qualcosa di asciutto trovo. Quindi vado in camera mia, salgo le scale, faccio per aprire la porta della camera e non si apre, si apre solo una ventina di centimetri. Allora mi infilo di traverso e all'interno, dietro la porta, c'era una pietra che sarà stata 70-80 kg, che guardando in alto ho visto il buco che aveva fatto perché da dentro vedevo il cielo, quindi aveva sfondato il tetto, il pavimento e la soffitta, un altro pavimento e si era fermata lì in camera mia perché sotto c'era la parete divisoria che ha fatto resistenza, se no avrebbe sfondato anche quel pavimento. Quindi era lì dietro la porta. Sul momento non ci ho neanche fatto caso, non ci ho ragionato sopra. Dopo tanto tempo ci ho pensato, ma come ho fatto io a uscire dalla camera con mia sorella se già fuori dalla porta ho sentito l'acqua del Vajont addosso? Dov'era quella pietra in quel momento? Sicuramente era già per aria, sarà caduta qualche millesimo di secondo, non so, dopo che io sono uscito, perché se ci beccava lì sulla porta non eravamo qui a raccontarlo. Ecco, anche quello è stato un fatto particolare. Quindi torniamo alla Valcellina, siamo stati a Clout, siamo tornati, come dicevo, per aggiustare la casa. Non si poteva neanche tornare, bisognava farsi fare il permesso dei carabinieri per entrare nel paese. Siamo venuti qua, mio padre ha aggiustato il tetto che era bucato, le finestre, i vetri delle finestre non è che erano rotti, erano polverizzati, non si trovavano più neanche i pezzi, proprio polverizzati. Quindi abbiamo ripristinato un po' le finestre, sempre il lavoro che ha fatto mio padre. E quindi la famiglia ha passato l'inverno a Clout. Io no, perché poche settimane dopo sono tornate in quel paesino lì vicino a Longarone che si chiama Castellavazzo e la scuola l'avevano spostata lì in un altro edificio e quindi ho dovuto trovarmi una famiglia che mi ospitasse e ho abitato lì tutto l'inverno fino alla fine della terza classe dell'avviamento industriale. Dopodiché d'estate, torno ancora un attimo indietro, a fine marzo del 64, siamo tornati in paese, siamo tornati ad abitare nella nostra casa, l'abbiamo ripulita e nonostante nel frattempo il governo avesse fatto un decreto di sgombero totale dei paesi, noi siamo venuti lo stesso a abitare nella nostra casa e abbiamo abitato qui per 40 anni, abusivi, perché poi quel decreto è stato tolto all'inizio degli anni 2000. Devo dire che nei mesi che io, come ripeto, non sono stato qui perché ero giù a finire la scuola, però la mia famiglia sono stati qui il mese di aprile, maggio, giugno e anche luglio senza luce e senza strada. Si stava la notte col lumino petrolio. Poi durante l'estate hanno ricostruito la strada, hanno ripristinato l'energia elettrica e abbiamo continuato ad abitare qui, nonostante questo decreto di sgombero, anche se nessuno in realtà è mai venuto a cacciarci via, però sempre con la paura che non potevi neanche aggiustare la casa per bene, perché potevano venire un giorno e dire guarda che qui c'è zona sgomberata, non si può abitare. E quindi così abbiamo vissuto un po' in questa maniera, insomma. Ecco, io poi, finita la scuola lì l'estate, sono venuto ad abitare qui anch'io con i miei. Poi dopo ho ripreso la scuola
a Belluno, l'istituto tecnico. Sono stato lì 5 anni, anche lì ho dovuto trovarmi da vivere presso una famiglia. Finito l'istituto tecnico, poi il militare e poi il lavoro, e quindi in realtà diciamo che sono stato fuori anch'io per tanti anni, anche se poi negli anni 70, inizio anni 70, quando c'è stata la ricostruzione, come ben sappiamo, circa un 60% della popolazione qui di Erto e Casso si sono trasferiti nel nuovo paese di Vajont, che si trova vicino a Maniago, un altro 20% è andato in un altro paesino che si chiama Nuova Erto, vicino a Belluno, un altro villaggio, un altro 20%, quello grosso modo, adesso faccio delle percentuali a stima così, sono rimasti nel nuovo abitato di Stortanvici, sopra Erto. Qui a Casso non è stato ricostruito niente, quindi maggior parte ha avuto la casa ricostruita a Vajont, alcuni nella zona di vicino a Belluno, a Ponte nelle Alpi, alcuni, come la mia famiglia, abbiamo ricostruito la casa a Longarone, dove poi sono andato anch'io a abitare quando mi sono sposato lì, perché poi con i bambini piccoli non si poteva più vivere qua, ovviamente, perché non andavano più a piedi a Longarone come l'ho fatto io. Quindi abbiamo vissuto a Longarone, anche se i miei sono sempre abitati qua. I contatti col paese li abbiamo sempre mantenuti, e ogni volta che si poteva si veniva in paese, la casa l'avevamo qui. Poi addirittura io dagli anni 2000 abbiamo restaurato un'altra casa proprio per noi, per la mia famiglia. E a un certo punto, da quando è iniziato il Covid, siamo venuti a abitare fissi qua. Sono 4 anni adesso che abitiamo fissi qua, in questa casa dove sono adesso. Ecco, questo è il racconto. Ovviamente io non ho, come vedi, non ho uno straccio di scritto, e quindi recito tutto quello, attingo tutto da quello che è la memoria. Io, Marcello, veramente, cioè, non ho detto niente perché la tua storia mi ha lasciato senza parole. Immagino, comunque, avendo, quanto avevi? 14 anni, 15 anni, 15 e mezzo, 15 e mezzo, perché io sono nato nel 48, nel 63. quanto, diciamo, ha inciso quella notte su di te nel corso della tua vita, che impatto ha avuto? Beh, diciamo che ha lasciato delle tracce psicologiche inelebili, proprio perché tu guarda, adesso succede un disastro, il giorno dopo ci sono gli psicologi che vanno a sostenere chi ha avuto il danno. Qui da noi pensa che sono venuti i carabinieri, e con modi anche un po' bruschi, anche violenti, non violenti, ma bruschi sicuramente, per mandarci via. Quindi pensa come potevamo essere. Pensa allo shock che ho avuto quando ho visto Longarone lì sotto. Ti ho detto, si arrivava sul filo della pazzia, perché la mente ti diventava incontrollabile. Non so come abbiamo fatto a reggere. E questo trauma ce lo siamo portati dietro per tutta la vita, ancora oggi è incancellabile. Vedi che anche adesso quando ti parlo mi scappano le lacrime. Cerco di controllarmi, però non è facile. Quindi pensa come è stata intaccata la nostra esistenza. Nonostante questo, devo dire che abbiamo trovato la forza per vivere comunque una vita serena. Io ho 2 figlie, una è medico, una è architetto. Vengono qui spesso, sì, ci troviamo spesso, anche se loro ovviamente lavorano fuori, perché qui non è che c'è granché. Però diciamo che abbiamo vissuto serenamente, nonostante questa tragedia, ci siamo rapacificati anche col territorio, perché indubbiamente non è colpa del territorio, non è colpa del luogo se sono successe queste cose. Sappiamo benissimo dove sono le colpe,
oserei, direi, farei anche un'analisi su questo argomento, perché quando siamo arrivati vicini ai giorni della tragedia, quando erano evidenti questi segni di pericolo, i responsabili dovevano capire che l'opera era stata un fallimento. 99% era un fallimento. Hanno voluto aggrapparsi a quell'1% mettendo a rischio 2.000 persone, facendo perire 2.000 persone. E lì, cioè, non è che non si poteva fare quella cosa, si poteva e si doveva. Bastava sgomberare la valle e le persone a rischio per il tempo necessario per svuotare il lago, vedere come erano le condizioni della sponda sinistra, e lì potevano capire, ma non sarebbe mai riusciti a svuotare il lago senza vedere questi risultati. Però per questioni economiche, come si sa, piuttosto che rischiare la brutta figura, perché diciamoci la verità, dei fallimenti la scienza e il progresso ne ha sempre trovati, però anche i fallimenti vanno gestiti con coscienza, con responsabilità e con serietà. E non è detto che questo non poteva essere gestito. Dovevano solo capire che dopo l'analisi del famoso Müller, l'opera era un fallimento. E andando avanti col tempo ci si rendeva conto sempre di più. Quindi dovevano accettare il fallimento e mettere in salvo le persone. Questo era. Però, ovviamente, la paura di fare la brutta figura anche nei confronti dello Stato estero era un fallimento anche della tecnica italiana, perché in quel periodo sai che si dava a costruire per il mondo dappertutto, costruire opere grandiose anche. E quindi la paura è. Forse anche la vergogna, non lo so, non lo so cosa, ma questi personaggi qui, pensare poi che non hanno avuto neanche pene significative, ma come minimo dovevano metterli in prigione e buttare via le chiavi, come minimo, a mio avviso. Ecco, e invece, come dicevo prima, col territorio, abbiamo dovuto far pace col territorio e accettarlo così com'è e viverlo nel migliore dei modi. Ecco. Certo. Io sentendo interviste anche di altri superstiti, ci sono alcuni che dicono di aver avuto un senso di, non so se pudore è la parola giusta, diciamo anche un senso un po' di vergogna di parlare di questo disastro per diversi anni. Non sono stati in grado o avevano vergogna, o avevano paura, o insomma, non sono riusciti a parlare neanche con i propri cari di questo disastro. Finché in molti hanno, diciamo, associato un ritorno alla parola, una voglia di tornare a parlare dopo lo spettacolo di Marco Paolini del 1997. Ti volevo chiedere, è successa questa cosa anche a te che hai magari non ne hai voluto parlare per un periodo di tempo o sei sempre stato, diciamo, prone a parlarne di questo disastro anche magari ai tuoi figli o alle tue figlie, scusami, o in generale con chiunque fosse interessato oppure semplicemente non sapesse cosa fosse successo? Beh, intanto la sensazione che abbiamo avuto in questi 40 anni, diciamo per 40 anni, no, non 40, diciamo 35 da quando c'è stato lo spettacolo di Paolini. E la sensazione che abbiamo avuto delle autorità è stata quella di dimenticarlo questo disastro, perché era una vergogna ovviamente per tutti. E per me personalmente, siccome per la verità io, come ti dicevo prima, subito dopo ho continuato la scuola, quindi a Belluno, servizio militare, poi fuori per lavoro. Io sono stato
35 anni circa, anche di più, in giro per il mondo, perché sono passato da... mi sono diplomato a Belluno perito elettronico nel 69 e poi sono stato in giro per il mondo, sono passato dalle coste dell'Oceano Pacifico in Messico agli altipiani dell'Iran, Russia, Ucraina, Nord Africa, Austria, Svizzera e numerosi posti in Italia, per proprio nelle grandi costruzioni, non di edilizia, ma di costruzioni elettromeccaniche, centrali, addirittura le centrali nucleari quando c'erano, centrali termoelettriche, impianti siderurgici, impianti petrolchimici, e quindi sono stato in giro per il mondo e quindi sono stato anche un po' fuori dai contatti con la mia gente. E quindi ti dirò che pochi o forse pochissimi mi hanno chiesto, quando sapevano che ero di qua, pochissimi mi hanno chiesto di raccontare la storia proprio per bene. Anzi, ti dirò che ci sono stati anche dei momenti di disagio, perché anche a distanza di decenni, quando mi trovavo in certi cantieri con tanta gente che veniva, perché sai che qui la zona del Bellunese c'è un sacco di emigranti, no? E quindi mi trovavo con gente, ma gente anche di fuori, gente di Milano, che quando se per caso si capitava casualmente sul discorso Vajont, sai cosa mi diceva? Ma voi del Vajont, dice, ci ha raccontato che avete preso un sacco di soldi, vi hanno costruito un sacco di case, vi hanno arricchito. E io gli ho detto, ma chi ti ha raccontato queste cose? E dice, dei vostri paesani, lì della zona del Bellunese, mi diceva. Quindi pensa a te quali sono state le informazioni che hanno avuto. Ora è vero, ci hanno ricostruito una casa, però pensa a te il danno psicologico che ci hanno fatto, che ci siamo portati dietro e che abbiamo ancora adesso. Chi mai ce l'ha ripagato? Che non esiste cifra, non esiste niente che può ripagarti quella cosa. E quindi pensa come eravamo considerati. Quindi è stato anche per quello, poi non ne parlavo poco, ma non dicevo neanche che ero del Vajont spesso. Ecco, quindi questo. Mentre a livello familiare, quando ne parlavo con le figlie, quando ne parlavo anche con i giovani, ho notato che quando tu parli di un fatto successo 60 anni fa, sembra che parli della preistoria. Come dire, vabbè, sono cose che sono successe, ma mi parli di secoli fa. Oggi non ci sono più. In realtà oggi ci sono uguali a ieri, forse peggio. È vero o non è vero? Io qualche volta sono andato a parlare anche in qualche scolaresca di queste cose, e alla fine del discorso viene sempre la stessa domanda: ma è servito questa tragedia? Ha insegnato qualche cosa? E io sinceramente mi trovo in difficoltà a rispondere. Anzi, giro la domanda a loro spesso, dico: ma secondo voi è servita? Perché se dovessi rispondere io in tutta sincerità, dovrei dire che non è servita molto. Nonostante questo, non glielo dico mai, dico sempre che bisogna avere fiducia nelle nuove generazioni, che sicuramente loro saranno meglio di noi e che capiranno queste cose. Questo è il sunto della questione. Infatti, l'obiettivo, diciamo, di questo podcast che sto realizzando è proprio, si collega benissimo, perché è quello di parlare del disastro del Vajont. Innanzitutto per farlo conoscere quanto più possibile, perché ancora oggi secondo me non se ne parla e non è conosciuto abbastanza, ma anche per cercare di imparare dagli errori commessi in quell'occasione affinché non si ripetano mai più, almeno questa è la speranza. Secondo te qual è la maniera migliore di mantenere viva ed attuale la memoria di questo disastro, e quindi di non relegarla a un evento successo, come dicevi prima, nella preistoria, ma di mantenere vivo quello che è successo, ma anche di attualizzarlo per poter imparare? Sì, infatti,
comparare a quello che è successo allora con quello che sta succedendo ancora adesso. Guardate che la storia insegna e bisogna attingere a quell'insegnamento lì a piene mani, perché sennò non se ne esce. E tenere sempre presente il fatto, quello che è successo, far capire anche le colpe. Bisogna far capire spesso le colpe, da dove derivano le colpe, che spesso è il fatto economico, spesso è il fatto di prestigio, e tutto l'insieme va a creare queste situazioni così disastrose. Va bene. Allora io, Marcello, ti ringrazio ancora per il tempo che ci hai dedicato. Ringrazio te, perché è un'opera che stai facendo proprio in quella direzione che stavamo parlando prima. E aggiungo che se hai bisogno di qualsiasi altra cosa, perché io ho parlato così a ruota libera, ma sicuramente qualche particolare l'ho dimenticato, e se per caso ti viene in mente di chiedermi qualcos'altro, sono sempre a disposizione. Grazie, grazie davvero. Prego. Grazie per essere stati con noi oggi. Vi rimando al prossimo episodio per approfondire una delle pagine più buie della storia del nostro paese. Saremo in compagnia di un nuovo ospite per ascoltare un'altra voce del Vajont.